Gentili telespettatori, buonasera a tutti, pace bene dal vostro padre Ugolino. Ci troviamo qui nello studio di Piero Bargellini, uno scrittore, uno storico, un politico, un innamorato di Firenze. Ma noi vogliamo vedere anche l'uomo Bargellini e questa sera siamo molto curiosi di vedere chi è e che cosa fa Piero Bargellini. Bene, buonasera caro professore, sono molto contento che lei sia qui di fronte alla nostra telecamera e anche a lei naturalmente io cercherò di fare tante e tante domande. Intanto le chiedo, qual è stato il motivo che l'ha indotto a scrivere? Lei ha scritto tanti e tanti libri, non è vero? Qual è stato il motivo principale? Io credo che il motivo di tutte le azioni degli uomini, quelle veramente che hanno significato, è la vocazione. Disgraziatamente, specialmente nella gioventù, le vocazioni sono tante e sono tutte, quasi tutte effimere, ma la vocazione è una sola, è quella che Dio, bene o male, ci dà, e quando Dio ci ha dato una vocazione, ci dà, lei mi insegna, ci dà anche i mezzi perché si possa seguire quella vocazione. Ora io, come tanti altri giovani, ho avuto tante false vocazioni, no? Tante. Perché quando siamo giovani ci si innamora di tutto, no? C'è la guerra, voglio diventare un eroe, e un po' eroe diventai anch'io, no? Difesa le mie medaglie, eccetera, eccetera. Poi passa la guerra, l'infatuazione invece artistica, mi mise a fare il pittore, perché mi pareva che la mia vocazione fosse il pittore, poi mi accorsi che neanche quella era la mia vocazione. Finalmente, quasi per caso, riuscì a scoprire la sua vocazione. E quando cominciai a scrivere, capì che quella era la mia vocazione. E il suo primo libro quale fu? Il mio primo libro era un libro intitolato Scritto a Maggio. Ebbe successo? Era una cosa molto delicata, molto sensibile, perché era un libro che scrivevo, Andrea Lettere, che scrivevo alla mia fidanzata. Allora ero fidanzata. Ah, interessante. Era diventata la moglie, no? Molto interessante. Scritto a Maggio. E scrivo a Maggio nell'ambito della Santissima Annunziata, perché anche quello del matrimonio è una vocazione. È chiaro. E guai se non si combina bene quella vocazione. E io ero terribilmente preoccupato di sposarmi, questa creatura che doveva legare il suo destino al mio, vero? E allora andavo a pregare alla Santissima Annunziata di maggio per sentire, per capire se è questo. E poi, siccome un editore di Pistoia, si immagini, in una collezione diretta da un poeta che era Luigi Fallacara, mi chiese questo libro, scrissi una prefazione, che è una prefazione abbastanza fortuna, che la ritrovo quasi in tutte le antologie scolastiche, perché raccontavo come, appunto, la mia vocazione, come è nata la mia vocazione di scrittore.